Benvenuti ai gradini meridionali del Monte del Tempio, uno dei siti archeologici più entusiasmanti di Gerusalemme, uno degli unici due luoghi in Israele dove si può dire con certezza che Gesù ha camminato su queste stesse pietre. Questa scalinata in ebraico è chiamata Ofel, che significa salire, ed era il punto d'ingresso per i cortili del Tempio. L'originaria città di Davide si trova a sud dei gradini, e il re Salomone ampliò il palazzo di suo padre e costruì il tempio sulla cima del Monte Moria. La scalinata si poggia sul muro meridionale del complesso del tempio e gli ampi scalini portano all'imponente porta di Ulda. Erode il Grande ampliò il complesso del tempio e creò 4 ingressi separati per diverse classi di ospiti. Uno per la famiglia reale, il secondo per i gentili, il terzo per i leviti e il quarto per le persone comuni del popolo di Israele, ed è proprio la porta meridionale. Migliaia di pellegrini salivano per queste scale ogni giorno, portando i loro sacrifici ed offerte. Durante le feste solenni, centinaia di migliaia affollavano queste scale, e proprio sotto di loro gli archeologi hanno rinvenuto circa 50 vasche per il rituale del battesimo, dove i pellegrini giudei si purificavano prima di accedere a questa scalinata. Le scale sono irregolari e sconnesse, e furono originariamente progettate e costruite così. La superficie irregolare e asimmetrica fu creata per assicurarsi che nessuno entrasse nel Tempio di Dio con un'attitudine apatica o compiaciuta. I pellegrini dovevano fare attenzione a dove mettevano i piedi, ed inoltre erano guidati da responsabili leviti che si fermavano ogni 3 scalini per recitare i salmi dell'ascesa, accompagnati dalla musica e dal suono delle trombe. Era un magnifico protocollo che preparava il pellegrino ad incontrare Dio. Chiamati i gradini che parlano, costituivano anche un luogo famoso per insegnanti e rabbini in viaggio, Gesù compreso, per rivolgersi alle folle. Alcuni studiosi della Bibbia credono che questo sia il luogo del primo messaggio apostolico riportato nel libro degli Atti al capitolo 2. Pronunciando un breve ed appassionato messaggio, Pietro disse: «Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». Udito ciò, essi furono compunti nel cuore e domandarono: «Fratelli, che dobbiamo fare?». Migliaia di giudei furono convinti del loro peccato all'istante e chiesero istruzioni. Pietro rispose loro dicendo: «Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato». Con quasi 50 vasche battesimali a disposizione lì vicino, ci fu il primo raccolto di anime nel regno di Dio, e così proprio su queste antiche scale nacque il movimento di Dio che avrebbe poi raggiunto tutto il mondo. Quando Neil Armstrong, il primo uomo ad aver messo piede sulla Luna, visitò Israele qualche anno fa, chiese alla guida: «Per favore, mi porti sul posto in cui il mio Signore ha camminato». E la guida, che era uno dei principali archeologi in Israele, lo portò proprio su queste scale. Neil Armstrong si inginocchiò e fu registrato mentre diceva: «Sono più emozionato nel camminare su questi scalini a Gerusalemme che di aver camminato sulla superficie della Luna». Oggi è il tuo turno di connetterti con questa grande verità. Grazie per aver guardato il video, e se vuoi vedere la versione completa o vuoi saperne di più sul sito, clicca qui sotto.